Sempre notte fonda per il comparto edilizio ed immobiliare in Sardegna. Nei primi sei mesi del 2013 il numero delle compravendite, meno di 5.000 in termini assoluti, è precipitato del 14,4% rispetto al primo semestre del 2012. Sono i dati di una ricerca del centro studi della CNA Sardegna che descrivono una situazione drammatica a Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, che perdono il 16% nel settore delle compravendite, mentre il calo è più contenuto del 14% negli altri comuni principali come Olbia, Tempio, Tortolì, Lanusei, Villacidro, San Luri, Carbone e Iglesias. I numeri della CNA confermano un andamento già in atto nei quattro capoluoghi storici che nel 2012 hanno visto il mercato ridursi di quasi il 30%. L'indagine della CNA sottolinea che la crisi delle compravendite, iniziata nel 2005 e poi nel 2006, si sia estesa dai centri principali a tutta l'isola. Alla fine del 2013, se sarà confermato il trend negativo anche del secondo semestre, il mercato si assesterà su 7.700 compravendite nei comuni minori, meno 56% rispetto al 2006, mentre saranno meno di 2.000 nelle quattro città principali, contro le 4.500 del 2004. Se a livello nazionale già qualche territorio sta tornando a crescere, anche in Sardegna il mercato immobiliare dà qualche timido segnale di ripresa, hanno ricordato Francesco Porcu e Mauro Zanda, rispettivamente segretario regionale della CNA e presidente del settore costruzioni. La dinamica delle compravendite mostra un leggero miglioramento con un tasso negativo che dal meno 23% del 2012 è passato al meno 16% del primo trimestre del 2013. In questa situazione negativa qualche segnale positivo si registra anche a Nuoro, dove le compravendite sono cresciute nel primo trimestre del 6% e del 20% nel secondo trimestre del 2013.